Oggi vi mostro come realizzare questo trucco ispirato ad un make up che avevo visto circa un annetto fa nel reality X Factor del Regno Unito sulla cantante Cheryl Cole. Io adoro i suoi look, infatti spesso vado a vedere cosa indossa perché ha degli occhi molto piccoli, però li valorizza sempre con questi super colorati, super intensi smokey eyes. Anche questo che vi propongo oggi è uno smokey eyes molto colorato, intenso, nei toni del blu e del viola. Lei lo aveva indossato per la serata di Halloween e aveva un abito stupendo che era tutto trasparente davanti con delle paillette blu cangianti, e quindi questo make up si adattava perfettamente al suo abbigliamento. Il look che a me piace tanto sono colori che di solito non penso ad abbinare, però mi sono vista dopo a trucco finito e mi è piaciuto davvero tanto il risultato. Lo riproporrò sicuramente, vi lascio al video. Per iniziare applichiamo il fondotinta della Number 7 Instant Radiance, che è un fondotinta che ho acquistato a Londra da Boots. La particolarità di questo fondotinta è che contiene vitamina C e quindi è ottimo per pelli stressate che sembrano stanche e dal colorito spento. Infatti ci lascia sempre una bella pelle luminosa. Quindi se vi trovate a Londra da Boots vi consiglio assolutamente di acquistarlo. Lo applico sempre con il mio pennello duo fibre, numero 130 della MAC. Qualsiasi duo fibre andrà benissimo, o una spugnetta, dipende da come applicate voi il fondotinta. Io non preferisco le spugnette perché trovo che assorbino molto prodotto. L'unica che preferisco è la Beauty Blender, o le imitazioni della Beauty Blender, con fondotinta un po' più consistenti, come ad esempio quello che uso spesso, il Double Wear di Estée Lauder. Però con i fondotinta super leggeri trovo davvero che vengano assorbiti tutti dalla spugnetta. Ora che la base è finita vado ad applicare un correttore per correggere le occhiaie e utilizzo lo Studio Finish Concealer della MAC nel numero NW25. Potete vedere come è arancione. Lo applico direttamente con le dita perché riscaldo meglio il prodotto. Adesso passiamo alle sopracciglia. Le pettino all'insù e le vado a definire con un eyeliner in gel. Utilizzo il Deep Down della MAC, che è un marrone scuro. Parto sempre dalla parte esterna. Poi con quello che è rimasto del pennello andiamo a fare la parte anteriore. Così tracciamo una linea e poi sfumiamo tutto verso l'alto. Come primo step andiamo a piegare le ciglia. E io utilizzo il Prolonger Paint Pot della MAC nel colore Soft Ochre. Lo applico su tutta la palpebra, mobile anche su quella fissa e leggermente al di sotto dell'occhio. Un color giallino ci va ad eliminare tutte le discromie dalla palpebra. Iniziamo dal costruire la piega dell'occhio. Vado a prendere questo colore che si chiama Curry di MAC. Lo prendo con un pennello da sfumatura, questo è il 217 della MAC, e parto dalla parte finale e poi lo sfumo verso l'interno. Adesso passo a dare colore all'occhio. Utilizzo un ombretto blu elettrico. Questo è della MAC e si chiama Fresh Water, acqua fresca. Lo applico con un pennello a lingua di gatto. Lo vado proprio a pressare su tutta la palpebra mobile, contro la palpebra, così, a picchiettare. Dalla mia palette della Nabla vado a prendere questo viola perlato bellissimo che si chiama Cattleya. Lo applico nella piega dell'occhio, utilizzando solamente la punta del pennello, lo vado ad applicare leggermente al di sopra della mia piega naturale e lo sfumo fino all'angolo interno dell'occhio. Abbiamo applicato il colore su tutta la piega, voglio andare ad intensificare l'angolo esterno.
Stavolta non vado a prendere un altro colore perlato, bensì uno matte opaco, e prendo questo opaco della MAC che si chiama Indian Ink ed è un bellissimo viola matte. Lo applico solamente nell'angolo esterno, sempre con lo stesso pennello. Tra l'altro non so voi, ma io adoro il brand La Masca, che fa degli ombretti fantastici, e mi sto sognando di farmi una palette di ombretti. Infatti ho lo sconto da Makeup Artist con loro, però quando ci sono i saldi, sales in inverno e in estate, mettono i prezzi ancora più scontati, quindi penso che aspetterò l'estate per farmi una bella palette di ombretti. Prendo il pennello che ho utilizzato prima nella piega dell'occhio e vado a sfumare l'estremità di questo ombretto che abbiamo applicato. Solamente l'estremità, i bordi, per avere un effetto più smoky. Per avere un effetto più pulito al di sotto del sopracciglio e per evidenziare un po' la zona, non vado ad utilizzare un ombretto, ma bensì un correttore in crema, che dopo andrò ad opacizzare con una cipria. Lo sto applicando con un pennello d'eyeliner piatto. Vado a delineare le sopracciglia e poi sfumo un po' il prodotto verso il basso, e con un pennello da sfumatura grande vado a sfumare il prodotto verso l'ombretto. Applico un illuminante nell'angolo interno dell'occhio. Adesso vado ad applicare una matita nella rima interna, una matita Kajal. Sto usando la Multiplay della Pupa nel numero 09. L'applico nella rima interna, inferiore e superiore, anche al di sopra dell'occhio, solamente nell'angolo esterno. Così che l'andremo a sfumare con un ombretto. Nero opaco vado a sfumare la matita. In questo modo. La porto un po' verso l'esterno, così ci dà l'effetto di occhio allungato. Al di sotto dell'occhio vado ad applicare una matita della MAC che si chiama Pearl Glide. Eccola qui, sono le loro matite bellissime con delle pagliuzzine all'interno iridescenti, di cui vi ho parlato in alcuni video se mi seguite, e io le adoro. Si possono utilizzare anche come base ombretto, io a volte le utilizzo sulle labbra. Però fate attenzione a non utilizzarle nella rima interna dell'occhio, perché possono graffiare a causa delle particelle brillantinate che contengono. L'applico al di sotto dell'occhio. Questa è di un bel blu notte. Andiamo a sfumare la matita blu, sempre con l'ombretto Cattleya di Nabla. Con un pennellino da dettaglio più piccolo vado a sfumare la matita con il viola. Mascara e ciglia finte. Come ciglia finte vado ad applicare le Boudoir della House of Lashes. Vi ho mostrato il packaging che era della Iconic, e queste sono le Boudoir. Sono bellissime sia per gli effetti che per la qualità, e non costano neanche tantissimo. L'unica pecca è quella di dover pagare la dogana quando arrivano, però se siete curiosi andate a vedere la review che vi ho fatto. Gli occhi sono finiti, vado ad incipriare il viso con la cipria Studio Fix della MAC nel numero NC25, che è una cipria in polvere, quindi mi andrà a fissare la base, ad opacizzarla e a rinforzare ancora di più l'effetto coprente del fondotinta. Andiamo a fare un po' di contouring. Utilizzo il marrone scuro opaco per fare un po' di contouring alle guance e al viso, per renderlo più sottile. Però non voglio esagerare con il contouring, perché abbiamo già un bel trucco pesante sugli occhi e andremo a colorare anche le labbra. Vado a fare un po' di contouring al naso, specialmente alla fine, per assottigliare la punta larga. Come blush prendo questo qui, che è un rosa cipria e si chiama Dusty Rose. Lo applico al centro delle guance sfumandolo verso l'alto. Sulle labbra andiamo ad applicare una matita della Ben Nye nel colore Beet Red.
vado a colorare tutte le labbra con questa matita. Piaciuto, come sempre datemi un like. Se volete sapere i prodotti che ho utilizzato, trovate tutto nell'info box con dei link a degli altri video che possono esservi utili, come quello su come applicare le ciglia finte, come scolpire gli zigomi oppure come assottigliare il naso, che sono tutte tecniche che ho utilizzato in questo video. Vi lascio tutto scritto qui giù e se non lo siete già, ovviamente iscrivetevi al canale. Potete seguirmi anche sugli altri social, mi trovate su Facebook, Instagram, Twitter e ovviamente YouTube con il nome Michela Merone Makeup Artist. Vi ringrazio per aver guardato, se avete richieste scrivetemi nei messaggi privati e cercherò di accontentarvi piano piano, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!